Parlo voi, se già non ci sarò più. Immagino sia giusto che si separi la madre creò ogni cosa vivente. Persone, macchine e bestie. Erano tutti suoi figli. Convivevano tutti al riparo del suo confortevole abbraccio. Ma alcuni divennero inquieti. Anche se godevano della sua generosità, volevano di più. Essi erano infedeli. Le macchine li abbindolarono, promettendo loro di servirli, di creare per loro un nuovo mondo, migliore di quello della madre. Un mondo di metallo. Dissero agli infedeli che avrebbero lavorato al posto loro. Li avrebbero sfamati, protetti, facilitandogli la quotidianità. Fu così che gli infedeli se ne andarono con le macchine. Solo i veri figli, le madri e i padri dei Nora, restarono con la madre. All'inizio, le macchine fecero come promesso. Costruirono città grandi e spaventose, monumenti dei loro peccati. Ma non servirono gli infedeli a lungo. Un re sorse fra le macchine, una macchina più potente di qualsiasi altro suo simile. Il demone di metallo. E gli infedeli iniziarono a servirlo. Servivano le macchine. Ma non era abbastanza per il demone di metallo. Voleva che tutti lo servissero e tentò di plagiare i veri figli della madre. Ma loro si rifiutarono. Si raccolsero sul versante della montagna per rivolgersi a lei e pregarono, più devoti che mai. L'ira del demone di metallo esplose peggio di un fulmine. Furioso, venne ad affrontare la madre per ucciderla. Ma lei lo abbatté per sempre. Come sapete, il suo corpo esanime giace ancora lassù, congelato nella vergogna e nella sconfitta. Le macchine impazzirono per la morte del loro re e le loro menti divennero feroci come quelle delle belve. Gli infedeli abbandonarono le loro città, costretti a vagare nel mondo senza la protezione delle macchine. Alla fine restarono solo i veri figli della madre. Costruimmo tutto questo con le mani che ci concesse. Le macchine vanno cacciate. Il metallo va plasmato e sfruttato, ma mai adorato. E noi dobbiamo rispettare le sue leggi, decisi nelle nostre preghiere, vero? Perché il pericolo è sempre in agguato. Gli infedeli invidiano la nostra terra sacra e la bramano. E anno dopo anno le macchine diventano sempre più feroci. Alla ricerca di bambini e bambine Nora che non si comportano. Cosa? C'è una macchina fra noi? No, no, i miei vecchi occhi si sbagliano. Ora ascoltate attentamente. Dovrete raccontarlo voi quando non ci sarò più.